e controllato da altri punti intorno. Monte Maio perché è importante? Vedete Monte Maio dove si trova? Monte Maio è importante perché da qua sopra i tedeschi riuscivano a vedere tutto il fronte, da Gaeta fino ai Serri. Quindi loro, vedrete, quando arriveremo sopra, ve ne accorgerete, posizionando degli osservatori nei punti giusti, vedevano tutto quello che gli alleati stavano facendo, già da quando arrivavano da sotto a, non dico a Salerno, ma a Gaeta, quando sbarcavano a Gaeta o a Presenzano, quando sono a Presenzano, lo vedevano. E questo significava il contrattacco di artiglieria. Quindi Monte Maio è sempre stato un obiettivo strategico da conquistare, infatti vedremo le fasi man mano che saliamo sopra, proprio perché l'artiglieria tedesca era ben direzionata da qua sopra. Gli alleati avevano difficoltà a evitare l'artiglieria perché gli osservatori qua sopra da Monte Maio riuscivano a vedere tutto il fronte. Inoltre cosa c'è da dire? Che tutte le strade, i sentieri d'accesso, anche questi sentieri che stiamo percorrendo noi oggi, erano sotto il controllo tedesco. Gli alleati non avevano la possibilità di utilizzare il sentiero esistente, perché il sentiero esistente era stato posto in maniera, era stato posto sotto controllo da parte tedesca oppure minato. Qui, anche qui dove ci troviamo era tutto quanto minato. Era. Quindi il percorso agevole non esisteva. Gli alleati dovevano esplorare, scoprire gli accessi e conquistare. Un'altra parentesi e poi continuiamo. Gli alleati, soprattutto gli americani che arrivarono qui, non avevano esperienza di montagna. Noi siamo tutti bene o male montanari, veniamo da posti di montagna, sapete cosa significa camminare in montagna, quanto sia diverso rispetto a camminare in pianura. Gli americani che vennero qui a combattere, la maggior parte di loro non aveva mai visto montagna nella loro vita, quindi anche questo influì psicologicamente e fisicamente su quella che poi è stato il risultato finale, perciò anche ci è voluto molto tempo per conquistare il territorio. E altro fattore, il clima, poi vedremo una foto che andiamo qua sopra, che mostra proprio la situazione climatica con la neve che arrivò qui a gennaio del 44 e creò ancora più disagio a tutto quanto il resto. Ok? Sì. Vabbè. Ok. Ma che facciamo in meno sì. Ma quale? Si è nascosto molto a far niente. Quello là è Montecorno, quello là. Però dopo sopra vediamo. Le paleoliche quello è cervello che Ciurlano, sta sotto sto sopra Torcino. Sì. Dopo da sopra vediamo meglio. Questa punta va andando in punta. Madre, qua stiamo più o meno nella stessa stessa. Ah, questa è una foto fatta gennaio 44. Allora. Rimane a te, sì. Mi metto qua così potete guardare alle mie spalle quello che vi racconto. Innanzitutto mo preparatevi perché mo è solo solo, quindi fino a soprattutto sarà solo solo. Allora, cominciamo a raccontare gli episodi accaduti qui intorno. Innanzitutto va detto che la conquista di Monte Maio con l'Aquilone, con le Vischiadaria e la Valle Vecchia non è stata una conquista facile ed immediata. Ci sono stati diversi tentativi che sono partiti già all'inizio di dicembre del 43 e poi hanno avuto il loro culmine, il loro momento conclusivo a metà gennaio 44 grazie alle forze speciali americano-canadesi. Poi vi racconterò anche di loro quando ci fermeremo in un'altra sosta. Le forze speciali americano-canadesi ebbero il compito di fare l'ultimo assalto, aiutati anche dai francesi e dai giapponesi, ma ne parleremo meglio dopo con calma. Quello che voglio raccontarvi qui, così non vi racconto tutto insieme, vi racconto mano a mano, sennò poi sembra... A cambiare. Esatto, a cambiare. È che era una guerra, una cambiata. Quello che vi racconto qui è quanto fosse difficile muoversi in questo territorio. Questo edificio che vediamo qui alla vostra destra, vedete questo coperto dalle spine? Quei tempi era tutto pulito, era tutto terrazzato. Questo edificio fu scelto come posto comando per una delle compagnie delle forze speciali americano-canadesi, ma anche come uno dei posti medici, diciamo, intermediari per l'evacuazione dei feriti. Ospedale da campo, insomma. Più che un ospedale, una clearing station, quindi un posto dove venivano organizzati ciò che tu stai male, devi andare, tu stai bene, rimani qua. Pronto soccorso un di primo. Pronto soccorso, ecco, un punto di primo soccorso. Uno dei tanti dislocati del territorio.
Esatto, bravo. L'ospedale vero e proprio si trovava, il primo ospedale disponibile vero e proprio si trovava a Venafro. Venafro è alle spalle di Montecorno. Di Monte... A Casal Cassinesi pure c'era qualcosa? Quello riguarda una fase successiva. Okay. Durante la fase che eravamo, che si combattiva qua, l'ospedale più vicino era a Venafro. C'erano tre ospedali a Venafro, tipo l'hanno tolti di mezzo tutti qua. C'era pure l'aeroporto a Venafro. Questa per esempio è una foto che poi ripeto, una foto fatta più o meno da questa zona, è fatta più verso ovest, che mostra proprio a te, dove vedete la cresta di Montecorno, Ciocco e Monte Santa Croce di fronte a noi, riuscite a distinguerla? Sì. Da questa montagna bisognava evacuare i feriti fino a Venafro. Ancora oggi la mulattiera di evacuazione da lì a Venafro viene considerata la più lunga mulattiera fatta a mano con le barelle, perché solo quello si poteva fare, nella storia delle guerre americane. È riportato in un rapporto ufficiale del 133esimo fanteria della 34esima divisione Red Bull, che era quella che stava qui e forniva supporto come evacuazione feriti, e loro tutti quanti ricordavano questa cosa, che dalla montagna facevano sosta nei vari punti, uno era questo, un altro era la massa di Red Moon, un altro ancora era la Radicosa, e poi la Radicosa si scavalcava e si andava a Venafro, si arrivava a Ceppagna, dove c'era il punto che le ambulanze prendevano e portavano all'ospedale. Ed è nella storia dell'esercito americano e delle guerre americane la più lunga mulattiera di evacuazione feriti mai fatta durante le guerre. Potete immaginare quanti chilometri sono da qua fino a Venafro. Non c'erano strade, i muli venivano utilizzati ma erano in difficoltà con la neve. Vedete? Questa è una foto fatta sempre qua, vedete il versante della montagna? Questa è una foto fatta sempre qua, guardate il mulo incastrato nella neve. E soprattutto il trasporto sul mulo diventava rischioso per i feriti, perché il mulo poteva scivolare, sbalanzare, invece ci volevano 6 persone per volta per portare un ferito. E facevano a turni a scendere e salire, scendere e salire. Quindi immaginate la difficoltà proprio fisica di poter muoversi e combattere, avanzare e conquistare il territorio. E i feriti tedeschi? I feriti tedeschi venivano evacuati verso nord. Da qua dietro si accede abbastanza facilmente a quella che come si chiama, Prato Lungo, la Valle Inferno, la strada dell'inferno, che poi congiunge con la Portella di Cervaro e se ne va a Cassino. Il lato nord, questo è un altro fattore fisico interessante, le nostre montagne, qui il dottor della banca che è geologo ci può aiutare, hanno la parte esposta a sud più ripida e difficile da come accesso, la parte nord invece, come vediamo anche qua, è meno acclive e soprattutto essendo esposta a nord ha anche la possibilità di creare dei sentieri coperti alla vegetazione, invece la parte sud è sempre la più rovinata. Quindi gli alleati avevano anche di fronte un problema proprio geologico di avanzata. Accedere qui significava dover affrontare parti più difficili, proprio fisicamente più difficili rispetto ai tedeschi, che avevano la retrovia e gli accessi dal lato nord. Ok? Quindi, scusate, prego. Sì, qui c'è una casetta. Qui c'è una casetta. Si con vede casa, dove sta? Chi? Con casa. Con qua sotto, dietro al Monte Arcalone, questo è il sede qua da là. Però qua sotto, quello è Monte Corno, quello qua. Quello là sotto a Monte Corno sta un il signore, diciamo, Borbonico parlava del che aveva fatto la scala. Oh. Allora ricordo, dice. Sono due tipi di venti cornuti, quelli che non lo sanno. Esistono gli scurnacchiati, perché i cornuti porta fortuna le corna, sugli scurnacchiati invece lo sanno e sono contenti, viene una razza. Ah, questo non lo so. Mary, tutto a posto? Tutto bene. Hai visto? Poi gli avvenimenti qui intorno. No, ma si sente. No, perché bello, si sente bene, prendi. Questo era un uomo però. Due uomini. Sì, è un uomo. Sì. Questa è tutta roba di avanzata alleata. Probabilmente francese, che qua saremo sul lato francese, ora vi spiego pure questo. I francesi poi andavano a fare... Sì, i francesi avevano appunto a questo fianco qua controllato.
Ciao, parla al microfono. Ma si sente. Se vi mettete ecco sopra così potete guardare intorno, dovete guardare alle mie spalle praticamente, vi racconto gli episodi avvenuti qua. Siamo assai, siamo tanti. Che dispesso ci sta sempre. Sì, facile. Vabbè, questa è una cosa molto interessante. No, vabbè, è nata così per gioco con Franco, parlavamo. Lui gestisce l'area acqua sovrafaunistica, io sto sempre sopra queste montagne, fa quello, tira, vola, dice, va, può organizzare. E io proprio per quello sono giunta, che alla fine sono uno vuole pure. Questa è una storia, questa è una storia e noi la stiamo trascurando. Luciano, io non l'ho cazzato nella vita perché c'era un signore di Segna che ha fatto la campagna di Russi. Luciano, vieni a intervistare perché dei 90 è passato. Sì, sì, muovete, poi muore. Era l'unico della zona che era ancora vivo. E poi è morto. E Luciano deve essere cazziato. No, sarà basta, sta passare. Allora, così facciamo pure un po' di riposo, non facciamo l'affettata, stiamo al sole, però almeno ci fermiamo un po'. Incominciare a raccontarvi quali sono stati gli episodi che hanno portato alla conquista di Montemaio. Partiamo proprio dall'arrivo degli alleati in questa zona. Gli alleati avanzano da Salerno, da Napoli, molto velocemente, in 2 mesi avanzano di quasi 200 km, da Salerno a Venato. Quasi contenti di essere in grado di avanzare così velocemente, sfruttando i loro mezzi meccanici. Jeep, carri armati, camion, gli americani si sa, no, arrivano con la loro potenza meccanica. E cioccolato e caramello. Esatto, e avanzano velocemente su un fronte che sembra quasi non resistervi. In realtà i tedeschi avevano fatto un altro ragionamento. Dice, noi dobbiamo sfruttare a nostro vantaggio il territorio. Un ragionamento strategico che gli americani non sono mai stati capaci di fare, strategia. E dove l'hanno fatto? Hanno fatto nel nostro Appennino. Perché nasce il sistema difensivo dell'Italia centrale con la Gustav, che è la linea principale, e la Victor prima. Le linee minori, la Bernard e la Hitler dopo? Perché come vedete qui intorno non ci sono strade, le poche strade che ci sono passano sotto le montagne e ogni montagna vede l'altra. Quando gli alleati arrivarono a Venafro, alle spalle della cresta che vediamo di fronte a noi, quello è Monte Santa Croce a sinistra e a destra Monte Corno, lì dietro c'è Venafro. Di là c'è la Valle del Volturno, la vediamo pure nella foschia, la Valle del Volturno. Quindi di fronte a noi, scusa Lucia, quella cima alta è Monte Miletto là. Sì, quello è il Matese, sì, esatto. Arrivarono dalle valli di Sesto Campano e di Capriati, nel nostro settore. Dall'altro settore arrivarono dalla Valle di Mignano. Si divisero sostanzialmente in 2 linee direttrici di avanzata, la quinta armata americana, la 36ª divisione e la 3ª divisione dopo Montecesima, che è questa montagna che vediamo qui in mezzo, la 45ª e la 34ª sul nostro settore. Quando arrivarono qua, siamo di fronte al muro di montagna. Si misero l'anima in pace e dovettero cominciare a trovare un accesso per queste montagne e cominciare a combattere. La prima battaglia, noi lo chiamiamo il primo salto, fu proprio la conquista della cresta di Monte Santa Croce e Monte Corno, che avvenne dal 4-5 novembre 1943 fino al 29 novembre 1943. Ci è voluto un mese, 25 giorni, per salire sopra una montagna. Una volta conquistata quella zona, si cominciò ad allargare il settore di conquista anche sul fianco verso la Casilina. Monte San Mungro era il caposaldo di quel settore. Monte San Mungro verrà conquistato il 12 dicembre 1943. Ci vorranno altri 20 giorni di combattimento. Naturalmente si stava già combattendo. Tutto questo per fare cosa? Come vi dicevo prima, per mettere in sicurezza l'area e poter utilizzare la Casilina che passa lì
che le fonde, le strade che vanno verso, ecco, verso da Pozzilli verso il Demanio, la strada che va verso Casal Cassinese, gira dietro verso Acqua Fondata, tutto questo, quel settore che passa verso Cassino passando per la via delle montagne. Questo lato qua, lato mare, a Corena ci furono una battaglia terribile, 8.000 morti. Vabbè, quello là, la Gustav con maggio 44, ma quello è successo. 8.000 morti. Quando si conquistarono queste due fasce qua, però il territorio era ancora fortemente controllato dai punti dove ci troviamo adesso e da un altro punto che è quello lì, Monte della Defensa, la montagna che vedete lì. Queste zone qua furono affidate alla conquista da parte della Quinta Armata, furono affidate prima alla fanteria normale e vennero a combatterci lì la terza divisione e qui la 45esima con i francesi che cercava di venire da Viticuso, come abbiamo fatto noi, a conquistare qua. Senza grandi successi, poi furono affidate alle forze speciali. Le forze speciali che sono state un'unità creata appositamente per la guerra in montagna. Gli alleati capirono che la guerra in montagna era la prima cosa da sconfiggere e crearono queste unità speciali addestrate alla guerra in montagna. Erano americani e canadesi che venivano dalle montagne rocciose e furono mandati prima lì sul Monte della Defensa. Scalarono, sì, quello lì che si vede con le pareti rocciose lì in fondo, con le pareti rocciose, scalarono proprio quelle pareti rocciose e conquistarono la cima della montagna con un assalto notturno. Sopra Caspoli. Molto particolare, no? Esatto, sopra Caspoli. Voglio dire una cosa, scusa, lo capisco, no? Questa è stata qua, Bergjäger si chiamava. Gebirgsjäger, questi erano combattenti della montagna. Cacciatori da montagna, sì. Quelli là, non li fregava nessuno. Erano i tedeschi che erano qua, erano truppe da montagna. Tutti quelli che stavano qua. E si scalava, non fregava nessuno. Questo è anche un vantaggio operativo che avevano i tedeschi, avevano truppe da montagna, erano truppe anche esperte veterane di guerra. I famosi riservisti. Quando fu conquistato Monte della Defensa, finalmente la casina è libera, però il fianco destro è ancora in mano tedesca. I francesi cercano di avanzare su questo lato e la Special Service Force si infila, sostanzialmente salendo da Ceppagna, si infila sul Monte San Mugro. Sul Monte San Mugro va alla Radicosa. Allora di cosa comincia a avanzare di qua? La battaglia di Monte San Mugro per la Special Service Force sarà una battaglia particolare perché avverrà il giorno di Natale, 25 dicembre del 43. Il giorno di Natale purtroppo anche si è combattuto e tanti uomini sono morti per conquistare la cresta che scende giù verso San Vittore, per poi venire nella valle della Radicosa e avanzare di qua verso il Monte Maio. Come dicevo prima, queste sono anche delle postazioni, questi buchi che vedete a terra così tondi, sono postazioni scavate dai soldati per crearsi un riparo e difendersi, diciamo, dalle schegge, dal nemico che sparava dall'alto. O piano piano ti avanziamo. Sì, andiamo. Quando viene attaccato da tutti i fronti. Che cosa significa questo? Come vi dicevo prima, la zona era divisa in settori, dall'Adriatico a venire fino alle Menarde, che sono quelle lì, era il settore del Commonwealth, delle truppe dell'ottava armata britannica, dalle Menarde andare verso la costa tirrenica, verso Gaeta, era il settore della quinta armata americana. All'interno del settore della quinta armata americana, dove ci troviamo noi, lo spartiacque era Montecesima, che sarebbe questa cresta alle spalle di Alessandro, quella montagna alta che vediamo con le spalle di Alessandro. Quello è lo spartiacque. Dietro Montecesima c'era la 36esima divisione di fanteria, la terza divisione di fanteria, che combattevano avanzando pressoché paralleli alla Casilina. Di qua di Montecesima c'era la 45esima divisione, che condivideva il Monte San Mugro con la 36esima, la 45esima divisione che arrivava fino più o meno a questa valle qui di Viticuso, questa valle qua dietro. Di là, oltre quella valle, quelle creste che vediamo lì, in particolare Monte La Falconara, quello alto a destra, e Monte Pandano, questo qua di fronte a noi che sembra una piccola sella, vedete questa montagna boscata qua che ha due punte e una sella in mezzo? Una gobba di cammello. Esatto, una gobba di cammello. Quello lì era il settore della 34esima divisione di fanteria Red Bull. E quello lì è anche un altro punto importante storicamente. Quella lì è la porta per le Menarde. Chi va alle Menarde dalla zona nostra deve passare sotto quella montagna. L'unica strada d'accesso è quella lì. Quello lì fu una battaglia talmente importante
ma più che altro anche talmente problematica a livello tecnico da parte degli alleati, che ancora oggi viene studiata nelle accademie militari americane. Si parla di Monte Pantano come esempio strategico di errori avvenuti sul campo. Perché? Perché a quei tempi c'erano degli ufficiali che avevano ancora una visione un po' stile prima guerra mondiale, mettevano in fila i soldati e andiamo all'assalto. Di trincea. Quando invece i tedeschi avevano un'esperienza diversa e quindi sapevano come far fuori i nemici senza crearsi troppi problemi. E questa cosa qui che ho un forte numero di caduti in battaglia, tant'è vero che dopo la 34esima divisione dovette essere sostituita dai francesi nel proseguito delle missioni in quella zona. Però se voi cercate su internet 34esima divisione, il primo riferimento che capita è Monte Pantano. Monte Pantano, che è quello lì, significava controllare l'accesso alle Menarde. La 34esima infatti poi proseguì verso le Menarde e andò a scendere giù nella zona di San Biagio, Valle Rotonda, scese giù verso dall'altra parte alle spalle dove stiamo noi. Fino ad Agnone. Sì, vabbè, no, Agnone era già Commonwealth, no. La 34esima venne di qua. Agnone, no, che mo si chiama Villa Latina. Ah, Agnone, pensava Agnone della Venere de Molisano. No, no, Agnone. Ah, ok, Villa Latina, sì, allora sì, era come diceva Agnone, che pensava Agnone mica. Ha capito subito Antonio. Poi che cosa accade però? Che un'unità, un particolare gruppo della 34esima, prima l'abbiamo accennato, era formato da soldati giapponesi. Un altro motivo per cui noi come associazione Winterline ci impegniamo tanto per raccontare queste storie è perché la Winterline è stata molto importante sia a livello strategico ma anche a livello sociale, se si può dire, di sperimentazione di alcune cose. Una di queste cose fu proprio l'impiego di truppe giapponesi. Io dico, ma come giapponesi a combattere qua? C'erano dei giapponesi naturalizzati americani, sostanzialmente gente emigrata in America, nata lì, che quando scoppiò il secondo conflitto mondiale furono internati nei campi di prigionia. In quei campi di prigionia però non nacque il malcontento. Com'è il carattere giapponese un po' lo sappiamo dai film, no? I samurai, l'onore, quella e quella. In quei campi di prigionia nacque il senso di patria ancora più forte e tanti di loro dissero no, noi siamo americani e ve lo vogliamo dimostrare. Si arruolarono volontariamente. Nell'arruolarsi volontariamente giustamente fu deciso a dove li mandiamo, non li potevano mandare nel Pacifico dove magari avrebbero incontrato i loro stessi, magari pure i parenti incontravano nel Pacifico. Li mandarono nel teatro europeo dei combattimenti, in particolare in Italia. Furono agganciati alla 34esima divisione e si creò quello che verrà chiamato il 100° battaglione, Nisei, proprio Nisei. E questo battaglione venne mandato insieme alla 34esima a conquistare Monte La Falconara e si guadagnò ben 3 medaglie del Bronze Star, la più alta onorificenza in combattimento, cioè i giapponesi si sa quando combattono. E furono mandati anche qua, quando il 133esimo della 34esima venne qui a dare una mano con l'evacuazione dei feriti, come vi dicevo prima, il Nisei era qui a dare una mano alle forze speciali a tenere la linea. C'è una foto fatta a Valle Vecchia che poi vedremo più avanti, dove si vedeva questo soldato giapponese tutto imbardato perché per loro l'inverno forse era qualcosa di un po' difficile da gestire. Però questi Nisei hanno combattuto con onore e coraggiosamente nei posti più difficili, perché poi gli americani non pensate che mandavano i loro uomini, mandavano in prima linea quelli. Diciamo ok, andate là e fate quello che dovete fare, poi la vediamo Montelunga, ha mandato noi italiani. Quindi ecco, altre storie che si collegano a queste. Un'altra storia, e mi aggancio a quello che diceva Claudio, un'altra storia importante della Winterline è l'impiego degli italiani. Gli italiani entrano in gioco a fianco degli alleati, proprio qui da noi sulla Winterline, prima come mulattieri. E questo, c'è una bellissima scena al nostro museo che vi invito a venire a visitare, chi non c'è mai stato chiamateci, apriamo su richiesta, è facilissimo, poi vi lascio le brochure. Il primo contatto, il primo modo di collaborare nacque per via dei muli. Gli americani, jeep, carri armati, camion, ci pensiamo noi, a dove vai? Dove vai con le jeep qua sopra? Dove John Wayne, era John Wayne arriva. Bisognava trovare i muli e i muli li avevamo noi italiani abbiamo una lunga storia di muli da combattimento, ma già nella prima guerra mondiale abbiamo fatto storia con i nostri muli che hanno portato i pezzi di artiglieria sulle Alpi, sulle Dolomiti. Questa cosa era nota. Allora, siccome c'erano delle unità alpine di artiglieria sommeggiate in Puglia,
gli alleati dicono ok, andiamo a pigliarci questi muli a combattimento. Vanno là a prendersi questi muli a combattimento e siccome sono muli addestrati, parlavano italiano. È vero. E quindi mo come si fa a parlare con questi muli? Ma manco italiano parlavano, parlavano la Borini, la lingua nostra parlavano, venga a dare di lavoro. Chi non sapeva? Gli italiani allora mica lo sapevano. Si aggregano anche gli italiani a questa missione di sostegno, di trasporto del materiale. Ma ci sono molti interpreti con i muli. Da mulattieri, proprio da mulattieri. Ci sono tante fotografie che mostrano proprio i soldati italiani con questi muli a seguito insieme agli alleati. Nel nostro museo c'è un angolo dedicato a questa cosa perché c'è una bellissima foto che mostra anche come questa collaborazione fosse una collaborazione alla pari, amichevole. Noi non eravamo prigionieri, sottomessi, eravamo soldati come loro. E vabbè, c'è stato l'8 settembre. C'era stato l'8 settembre. Dopo l'8 settembre. No, però non è così, diciamo, immediato. Era novembre, erano passati appena 2 mesi dall'armistizio. Quindi i sentimenti potevano essere ancora un po', diciamo, aspri. Invece no, in quella foto si nota, anche in tante altre foto, si nota proprio la serenità tra virgolette, la condivisione del problema. C'è anche un'altra cosa, molti americani erano figli di emigranti. Erano pure italoamericani. Un aneddoto che mi fu raccontato, che riguarda il Monte San Mucro, rischiò di rompere questa serenità. Praticamente, che bello, un po' di calato. Immaginate d'inverno queste montagne, fa freddo. Cioè, non è sicuramente un posto piacevole dove stare. Quando siamo qua? La coda è la 1200 qua. 1200 qualcosa, 1205 pare. San Mucro è 1205. Sì. Quindi questo è 1200 qualcosa. Ma siamo ancora un po' più bassi rispetto a San Mucro. Praticamente quando si combatteva qua, si combatteva in inverno, si combatteva nel freddo più totale. Immaginate gli americani piazzati in queste buche che abbiamo visto prima, esposti al nemico e al freddo. Ma quello fu un inferno freddo. Noi italiani avevamo il compito di portare i rifornimenti su e scendere giù dalla retrovia, quindi un posto relativamente confortevole e caldo. Salivamo su in prima linea al freddo, scaricavamo i rifornimenti, caricavamo i feriti o i caduti e li portavamo giù di nuovo al caldo della retrovia. Perché dico caldo e freddo? Chi ha esperienza di montagna sa che uno dei comandi che si dà ai muli per farli camminare è il suono brrr, si tira la cabeza, brrr, l'animale cammina, giusto signora? No. Questo brrr, immaginate un italiano che arriva con il mulo, passa in mezzo alle trincee, vede i soldati morti di freddo che tremano, no? Scarica la roba, carica, li guarda in faccia, brrr, e se ne va. Dice, porca vacca, questo ci pigliano in giro. Dice, noi rimaniamo al freddo e loro se ne vanno al caldo. E nacque una rissa, proprio là, a Monte Samu. Nacque una rissa tra i mulattieri e i soldati americani. Per fortuna, proprio per la presenza degli italoamericani, questa rissa fu chiarita e si capì che era uno dei comandi che si dà agli animali. A volte anche un equivoco, un semplice misunderstanding, come dicono loro, può portare a un dramma, perché poi gli animi erano esacerbati dalla situazione. Però vedete come si collegano piccole storie con la grande storia. Tornando all'impiego degli italiani, Dopo l'utilizzo dei muli, la prima battaglia che gli italiani faranno sarà quella di Montelungo, penso la conosciate come nome. Montelungo sarà il momento in cui ci metteranno alla prova. Noi volevamo dimostrare di essere comunque dalla parte giusta, tra virgolette, voler partecipare alla guerra di liberazione. Con i nostri pochi mezzi verremmo mandati a conquistare uno degli obiettivi strategici della Casilina, il Monte Lungo, appunto, che è una collina che sorge parallela alla Casilina. Ci riusciremo in due tentativi, l'8 e il 12 dicembre del 43. Non sarà facile per noi italiani. Ma con un bagno di sangue. Un bagno di sangue, perché eravamo, innanzitutto perché ci mancò la protezione sul fianco destro degli americani. L'artiglieria avrebbe dovuto coprire il fianco destro, non fu fatto. Ma anche perché eravamo male equipaggiati rispetto a quello che noi dovevamo risparmiare munizioni, dovevamo stare attenti a quello che facevamo e quindi l'assalto fu veramente un bagno di sangue. Però riuscimmo a conquistare questa montagna e quello finalmente ci inserì tra le forze cobelligeranti. Il termine cobelligerante nasce proprio per indicare questa sorta di alleanza, ma ancora non alleanza. Dopo quella battaglia però emergerà la carenza, diciamo, tecnica degli italiani proprio a livello di materiali, non avevamo materiale a disposizione e verremo di nuovo messi in retrovia e questo comincerà di nuovo a creare malcontento. Si creerà l'occasione per dare un'ulteriore prova con Monte Marrone, che è quello lì, eccolo là in fondo, lo vedete là? Quello è Monte Marrone. Quello è Monte Marrone, sì. Qui si vede tutto, quasi tutta la linea Bernard e là si congiunge con la Custa, quella è proprio la congiunzione con la Custa. Per stare San Vincenzo sotto c'è questo. Esatto. Monte Marrone
come vedete è una cresta di roccia sul lato che noi non vediamo, è una lama di rasoio, è una parete rocciosa di 500 metri che cade a picco verso il paese. Su questo lato, come vi dicevo sempre, il lato nord è sempre quello più bello, sul lato nord i tedeschi la usavano per partire dalle spalle di Montemare, che è quella che vediamo senza alberi a sinistra, e gironzolare sul fronte e dare fastidio agli alleati da questa parte. Lì si era creato un problema, gli alleati stavano già transitando sulla parte bassa andando verso Atina, parliamo di gennaio febbraio 44, gli alleati stanno già andando verso Atina, però da là sopra i tedeschi, che Birgsi Hager, che nominava prima il signore, riuscivano a muoversi liberamente e andare a fare casino, e artiglieria, mortai, mitragliatrici. Allora il generale Utili, che era uno stratega, dice: voi non riuscite a fare, non riuscite a fermare questa cosa perché non avete gente che sa scalare le montagne. Noi ce l'abbiamo, noi ci abbiamo gli alpini. Gli alpini, si sa, sono un corpo, uno dei corpi migliori del nostro esercito. Andò da quella che era la Taurinense, decimata in Russia, provata dalla guerra di Russia. Andò da quei dei reduci della Taurinense e disse: ragà, dobbiamo dare prova del nostro valore. Li convinse mettendoli insieme sotto il nome di Battaglione Piemonte. E la notte del 31 marzo 44, dalle 3 del mattino fino alle 7 del mattino, in 4 ore i nostri alpini scaleranno 500 metri di rocce ghiacciate e nevate, assalteranno la cresta di Monte Marrone e creeranno postazioni proprio a picco sul nulla. Cioè là, chi c'è stato lo sa, là ci sono le trincee e le postazioni che affacciano sul vuoto, sul baratro, e da lì crearono una linea difensiva volta a controllare la valle che vediamo andare verso Monte Mare. Quando la mattina i tedeschi cominciarono a fare la loro attività di pattugliamento, si trovarono questi là sopra e dicevano: oh porca vacca, che ce l'hai messimo qua? Si ritirarono cercando di capire un po' la situazione. Infatti Monte Marrone è stata presa senza colpo ferire, non è stato sparato un colpo durante l'assalto di Monte Marrone. Però il generale Utili sapeva, dice: questi tedeschi non ce la fanno passare liscia. Il giorno di Pasqua, il 10 aprile del 44, i tedeschi fanno il contrattacco. Mandano tre ondate da Montemare a cercare di buttare giù fisicamente proprio i nostri alpini da là sopra, anche perché si era sciolta un po' la neve, quindi anche i campi minati erano stati scoperti, quindi si è creata una situazione idonea per fare il contrattacco. Il nostro gruppo di alpini resiste al contrattacco, anche perché avevano portato là sopra un cannone da 45 mm, cioè si erano portati a spalla un cannone pezzo sulla pezzo. Montagna. Pezzo per pezzo. Pezzo per pezzo. Quindi immaginate, la conquista di Monte Marrone finalmente impedisce ai tedeschi di muoversi in quella direzione e di fare questo giochetto di girare intorno al fronte, quindi li costringe alla ritirata verso Atina, definitiva. Noi italiani li inseguiamo nelle valli, andiamo già verso Canneto, arriviamo a Canneto, arriviamo, sapete Canneto, Sette Frati, arriviamo lì, poi ci bloccano, la politica interviene, dicevo già noi volevamo andare verso Roma, no? Arrivano gli alleati, no, cari italiani, a Roma ci andiamo noi, se permettete, voi ve ne andate con Gira i polacchi, voi ve ne andate con i polacchi, manco con, sopra verso l'Adriatico, e andate a liberare Bologna, Ancona, faremo anche lì battaglie importanti, però non a Roma. Però quello che è importante di Monte Marrone è che da che eravamo primo raggruppamento motorizzato a Monte Lungo, quindi un nomignolo dato per dire siete qualcuno che sta con noi, lì finalmente diventeremo Corpo Italiano di Liberazione. Lì sopra a Monte Marrone viene ufficializzata la nascita del Corpo Italiano di Liberazione, ed è talmente importante quella battaglia che viene assegnata, il Corpo Italiano di Liberazione viene definito dopo la battaglia, però gli viene assegnata come onore di guerra anche la battaglia di Monte Marrone, perché era talmente importante strategicamente che fu considerata una cosa da fare per onorare il sacrificio di questi ragazzi. E un mese dopo bombardarono Castelnuovo Volturno per fare il combat film, una cosa di una gravità. Il 14 giugno del 44, guerra finita, Roma liberata, arrivano i soldati americani a Castelnuovo Volturno. Sapete del Castelnuovo? Sì. Castelnuovo è proprio là, la scapoli, di Marrone. I cervi. Da fanno il festival del cervo. Insomma, arrivano di nuovo gli americani, l'ottava armata americana. I paesani sconvolti, ma mo che succede? Il fronte è passato. E a Castelnuovo era passato pure abbastanza senza danni. Non c'era stato niente. Pochi danni. Vengono convocati in piazza il parroco, il podestà, diciamo. Dice: guarda, dovete evacuare il paese, dobbiamo fare una disinfestazione. Disinfestazione perché? No, perché c'è il tifo, c'è il colera, c'è quello che volete voi, ma dovete andare.
caccia una popolazione al paese, questo è raccontato da un testimone diretto. Si vestono con le uniformi tedesche alcuni di loro e cominciano a fare la simulazione della battaglia in mezzo al paese tra americani e tedeschi. E fin là. Vabbè, stanno con le telecamere, fanno la sceriffa e gli indiani stanno a pazzia. Quello che è interessante succede dopo. Finita questa simulazione della battaglia, i paesani erano stati evacuati, erano stati messi sopra le montagne alle spalle del paese. L'artiglieria comincia a bombardare il paese. E praticamente metà paese ancora adesso è in rovina, perché sono distrutto dall'artiglieria alleata per girare un documentario. Combat film. Dovevano rendere più verosimile possibile. Combat film, no? Combat film. La cosa interessante è che non è mai uscito, c'è solo una fotografia che mostra il prima e il dopo, ma per il documentario non è stato mai trovato nulla. Fu pubblicato in America, infatti il testimone che racconta questa cosa lo vide in America, perché lui emigrò in America negli anni 50, e c'erano quei cinema dedicati agli italiani, dove spesso mandavano questi filmati, sai, per far vedere la guerra, perché gli americani avevano liberato, avevano fatto, avevano detto. Lui, che era stato uno di quelli evacuati, riconosce subito la situazione e crea il caos, crea proprio il caso sociale. Il film non l'ha visto mai nessuno, però c'è. Fu fatto questo film. Cioè il film e le macerie. E le macerie sono la testimonianza di questo film. Va bene. Quella casa là era un altro posto medico. Dura che corre così, quello è il cosiddetto Mignano Gap, veniva chiamato, il salto di Mignano. Perché lì la casilina passa in mezzo alla gola tra il San Mucro e la Defensa ed è un collo di imbuto sostanzialmente. Tutto quello che deve passare dall'altra parte deve passare là in mezzo. Quello era l'obiettivo primario. La principale via di comunicazione scelta per l'avanzata era la casilina, perché il corridoio della via dell'Iri, del Gari, va verso Roma direttamente. E questo qua era la via secondaria, il cosiddetto fianco destro veniva chiamato. E qua riuscite ad avere un po' meglio la visione della fisicità del territorio. La Gustav andava dagli Aurungi, che sono quelle montagne là in fondo, al porticciolo, ma lei via, al porticciolo romano c'è la prima caritta tedesca, Gustav, lo sai, l'hai vista? Ma l'hai vista? Mai. No. Proprio sul porticciolo romano ci sta la caritta tedesca, all'inizio è proprio la Gustav. No, ma è proprio intatta. Sì, poi fino a Ortona c'è tutta l'Italia. No, ci sta tutto. Lì inizia la Gustav, al porticciolo romano. Porticciolo giallo. È Cassino. Poi tra poco sopra dovremmo riuscire pure a vedere l'abbazia. Un'altra cosa che voglio farvi notare è che Monte Maio, rispetto alle altre montagne qui intorno, non è una montagna classica, diciamo, con una vetta, una cresta. Come vedete è un altipiano con tante colline. Vedete come è fatto. Questo qua è un altro motivo di impedimento dell'avanzata. La fanteria normale era in difficoltà su questo territorio, perché tu arrivavi su una punta e ce ne stava un'altra. Poi vedremo, io volevo farvi vedere già qua, lì c'è un bunker tedesco. Comunque poi ve ne faccio vedere altri quando andiamo sopra. La struttura difensiva qui, i tedeschi la fecero in una maniera particolare, mettevano dei bunker con dentro mortai, postazioni diciamo di difesa pesante, con un po' più avanti postazioni di mitragliatrici che difendevano il bunker. Quindi ogni collina era protetta in quel modo e tutte le colline si proteggevano a vicenda. Qui a fianco già cominciano ad esserci le prime postazioni di prima linea delle forze speciali. I francesi erano venuti da Viticuso ed erano saliti su questo fianco qua di Monte Maio, la parte boscata che vediamo lì dietro. Più di quello non riuscirono a fare. Le forze speciali si infilarono direttamente in questo cunicolo qua dalla Radicosa, che è qua sotto. La Radicosa è un villaggio qua sotto. Si infilarono direttamente in questo cunicolo davanti a noi, conquistando naturalmente il territorio, perché non è che non c'erano i tedeschi là. Si è combattuto anche sul Monte Arcalone, questo qua a fianco, sul Colle Stefano qua di fronte. Mano a mano salivano in questa direzione. E le prime postazioni di prima linea della Special Service Force stanno proprio qua sotto. Se andate un po' qua a fianco trovate tutte buche individuali fatte da loro.
C'è una storia, ci sono alcune storie particolari riguardo questo territorio e riguardo quest'unità. Una riguarda un soldato che si chiamava Tommy Prince. Se voi cercate su internet Tommy Prince era un indiano arruolato con un indiano canadese, arruolato con le forze speciali, che proprio perché era un indiano aveva una capacità tecnica diversa rispetto ai soldati normali. E lui era uno scout, un esploratore. Lui qua sopra, a Montemaio, probabilmente con il percorso che abbiamo fatto noi, arrivò direttamente addosso ai bunker, che forse anche quel bunker che sta qua a fianco, senza farsi notare, e riuscì ad uccidere, a silenziare, mettiamola così, 3 nidi di mitragliatrici e una postazione mortale, soltanto con il coltello. È una storia riportata su parecchi libri che riguardano la Special Service. Una pasce, però. Sì, era un personaggio un po' così. Quello che poi Tommy Prince alla fine della guerra, c'è da dire anche una cosa, che Tommy Prince fu pure tra i primi a scalare Ponte della Defensa, solo perché la sua natura di esploratore era quella là. La cosa è triste perché quando si parla degli americani, si pensa sempre agli americani, il popolo della libertà, la libertà fanno quelle. Lo stesso anche per i canadesi. Le truppe indigene, le truppe di colore, qui che combattevano erano considerate eroi. Tommy Prince addirittura continuò a combattere, rimase anche attivo in Corea, addestrava le forze speciali in Vietnam. Quando tornarono in patria, tornarono ad essere dei semplici indiani resegregati dentro le loro riserve, i neri messi da parte con le leggi razziali. Tanti di loro soffrivano di alcolismo, morirono di alcolismo proprio perché venivano bistrattati a fronte di atti di eroismo. Cioè qui erano considerati eroi, lì tornarono ad essere feccia. E quel discorso là loro li traumatizzò al punto appunto di diventare alcolisti e morire da alcolisti. Questo è il paradosso, l'ipocrisia americana nella sua forma più... Come hanno sempre avuto per, esatto, tutti i reduci, sì, gli americani. Un'altra storia particolare avvenne invece sul Monte Arcalone, quella montagna che vediamo lì boscata, questa qui in mezzo con il bosco. Vedete questa boscata qui in mezzo tra noi e Monte Corno? Durante una pattuglia di esplorazione, mentre stavano esplorando come venire qua sopra, un soldato si perse. Questo soldato si chiamava Edward Pratt. E perdendosi, c'era una bufera di neve, vagò nel territorio e sentì delle voci tedesche parlare. Allora si avvicinò e vide pende 4 tedeschi vicino a un misero focherello davanti a un piccolo buco che era una sorta di bunker, una sorta di grotta dove si riparavano. Pratt, che si era perso, diciamo, che faccio, io comunque sto a morire di freddo, la bufera di neve, perso, prese una bomba a mano, tolse la sicura, con l'altra mano, col mitra in mano, si avventò con i tedeschi facendo capire che aveva la bomba senza sicura e disse: mo, o vi arrendete e rimango con voi e mi scaldo, oppure faccio cadere la bomba, moriamo tutti, e chi si è visto si è visto. E i tedeschi dicesse: matta. E allora diceva, vabbè, forse anche perché erano pure provati, i tedeschi pure erano stanchi da mesi di combattimento in queste condizioni, dissero: vabbè, ci arrendiamo, siamo 2 prigionieri. Ma la cosa più incredibile è che all'interno della grotta, e io l'ho trovata questa grotta, che sembrava piccola dall'esterno, ci stavano altri 10 tedeschi. Eppure questi 10 tedeschi dissero: sai che c'è, ma a me che me ne frega, ci arrendiamo anche noi. Il giorno dopo Edward Pratt tornò da solo con 14 prigionieri tedeschi riportati nei rapporti ufficiali, tutti in fila, con una bomba a mano in mano e non mi tra l'altra mano. Tornò al posto comando verso la radicosa con questi 14 tedeschi prigionieri ed è rimasta nella storia. Un altro episodio invece che riguarda da vicino la nostra associazione, anche l'amico Alessandro Campagna, è la morte invece di uno di questi soldati delle forze speciali, sempre avvenuta intorno a Monte Arcalone, perché mentre, dicevo, prima di arrivare qua c'era da conquistare anche là. Nel 2007, Alessà? Sì. Nel 2007 venne da noi la nipote di questo soldato caduto qui da noi. Sì, questa signora si chiama Mary Colin Powell. Lei venne qui accompagnata da un nostro vecchio amico, cercando un posto dove lo zio era stato ucciso. Aveva delle poche informazioni, sapeva dall'unità, sapeva di alcune testimonianze di alcuni amici che erano con lui, insomma ci contattò, siccome ne abbiamo esperienza del territorio ci contattò. Ci mettemmo quasi un anno scambiandoci informazioni, esplorando, per cercare questo posto dove avvenne uno scontro tra 2 pattuglie, quindi neanche una linea del fronte, che almeno proprio 2 pattuglie, una tedesca e una delle forze speciali, che si scontrarono. Cosa accadde? Che prende su una collinetta alle spalle di Arcalone verso Conca Casale,
questa pattuglia della Forze Speciali stava esplorando il territorio per trovare la via d'accesso a questa zona e fu assaltata da una pattuglia tedesca. Ne nacque uno scontro a fuoco. Nello scontro a fuoco questo sergente fu ferito all'addome, la ferita all'addome è al 99% mortale, perché purtroppo oltre alla ferita c'è una questione di infezioni e quant'altro. Il sergente non si perse d'animo, nonostante fosse ferito riuscì comunque a coordinare la sua pattuglia e a mantenere il sangue freddo per poter, diciamo, respingere il contrattacco. Il contrattacco fu respinto, provarono a portarlo al posto medico alla Radicosa, ma purtroppo due giorni dopo, questo avvenne il 4 gennaio 1944, il 6 gennaio 1944 purtroppo il soldato morì. Noi abbiamo trovato il posto dove è successo questo fatto, l'abbiamo trovato in che senso? Seguendo le indicazioni delle testimonianze, i rapporti ufficiali, i racconti degli anziani, perché poi il nostro lavoro è sempre stato quello, chi è di Viticuso mi conosce, io sto sempre al bar a parlare con i vecchi, non è che metto la cosa migliore. Abbiamo fatto una sorta di triangolazione e effettivamente abbiamo trovato un posto dove abbiamo trovato delle tracce di un combattimento tra pattuglie, perché non ci sono postazioni. Abbiamo capito che poteva essere quel posto, venne di nuovo la nipote dal Canada, anche lei si sentì convinta di questa cosa e adesso c'è una targa commemorativa che ricorda proprio il sacrificio di suo zio in questo territorio. Con Franco si parlava prima magari dell'ipotesi di fare anche qualche altra cosa qui intorno. Sicuramente è un progetto interessante, perché effettivamente, ripeto, non me ne voglia chi è della zona di Cassino, ma io mi sono stufato di sentire ogni volta che parlo la Gustav, Cassino, ci sono stati 4.000 morti da Monte Pandano fino alla Defensa, 4.000 morti solo da parte alleata e vengono messi da parte, capito? Ma pure quegli 8.000 di Coreno non se ne parla mai. Quelli di Coreno sono 8.000. Vabbè, quelli di Coreno e non se ne parla. Ma quelli perché purtroppo sono successe le marocchinate, quello è un altro argomento sociale. Quelli di Coreno purtroppo si sono, non ne sono morti, ma sono stati pure delle persone che non si sono meritati la gloria. Perché la gloria della media pure comportando di bene. Ma 8.000 sono tanti. Ma sono stati pure 4.000 stupri. Sì, no, non se ne parla. I marocchini. Ma erano algerini poi, tra l'altro. Marocchini, algerini. Ma voi c'avete il cimitero a Venafro, gli algerini. Perché c'è il cimitero francese a Venafro? Il cimitero francese è quello algerino. Esiste e resiste per due ragioni. Una ragione geografica, perché Venafro è al centro tra le Menarde e le Aurungi. Ecco, le Aurungi, le Menarde, Venafro. Quindi geograficamente al centro. E l'altra ragione è sociale. I marocchini, il corpo di espedizione francese... Erano algerini. No, non erano marocchini, tunisini, algerini. Io chiamo erano algerini. Ma erano algerini. Il corpo di espedizione francese... Maghrebì. Il corpo di espedizione francese, che era fatto anche da italiani legioni straniere, anche loro hanno stuprato. Lo so. Dovunque è passato ha fatto danni. Qui da noi, come diceva anche la signora, sono successi anche episodi di stupro, però in minor quantità rispetto a quello che è successo là. Io ne ho contati 8 fino adesso, conclamati e comprovati. Sono tanti, però 8 rientrano nella casistica della guerra, nel senso che la gente... È il bottino di guerra. Invece da quella parte là... Fino ad Amasè. 4.000. 4.000... Però bisogna pure dire che tutti sapevano, quello era il premio che dovevano dare. Esatto, infatti la cosa più vergognosa non è tanto lo stupro stesso, l'atto stesso, ma il fatto che nessuno abbia mai impedito che succedesse. Quando cominciarono queste violenze... Ci furono le proteste da parte dei podestà, delle autorità civili, militari, delle autorità ecclesiastiche. Esperia, il parroco di Esperia, è stato stuprato e ucciso dal corpo di espedizione francese perché si oppose, furono catturate delle ragazze nascoste nella chiesa, giustamente per punirlo lo stuprarono e lo ucciso. Infatti, e i francesi non hanno fatto mai ammenda di questa cosa. Infatti, per come hanno esagerato, sono state 72 ore di libera uscita, hanno ridotto a 36 perché fece delle cose terribili. Quindi quando tu mi parli di 4.000 di quelli dei morti di Coreano Sonio, per l'amor di Dio, però la gloria se la sono solo. Ma non erano solo magribini quelli là sopra. Sì, c'era pure il Como che ci combattimento. Una cosa va detta strategicamente parlando, la Gustav non cade a Cassino, la Gustav cade sugli Aurungi. Cassino è una conseguenza, Cassino diventa una conseguenza perché a maggio vengono conquistate quelle montagne e tecnicamente si perde il fianco della difesa, quindi i tedeschi sono costretti a ritirarsi. Poi che poi i polacchi abbiano fatto l'eroico assalto a Monte Cassino, quello ci sta, però strategicamente parlando la Gustav cade sugli Aurungi ad opera dei francesi, c'è da dire questo. E furono i magribini a prendere Monte Cassino.
Vabbè no, magrebini provarono a prendere terelle, ma poi non ce la fecero, furono ripiegati su... Presero il mondo. Se scesero dalla cosa di Valle di Suglio, da Sessa, esatto, Valle di Suglio, esatto, alla Sprega Mugliere, da dietro erano rimaste 20 berretti verdi, erano rimaste. Ma se andavano verso le Abruzzi. Per effetti queste marocchinate ci stanno anche... Ad Amazza e Marmoria. Sì, ci sono ancora, no, di sfere, ci sono ancora figli di queste violenze, sì. Ma pochissimi, perché allora guarda. Senise, diciamo a Napoli. Va bene. Sai, mi permetto, perché c'aveva una paziente che mo è morta, c'aveva. Lei e la sua amica, c'avevano 12 anni, lei si salvò a Pico perché finì un dirupo di spine e assistette allo stupro dell'amica. E mi disse che praticamente già gli americani, che sapevano tutto, a Spigno Vecchio attrezzarono un ospedale da campo per poter accogliere immediatamente le donne e ragazze stuprate, Spigno Vecchio, perché che volevano abortire subito. Sì. E gli aborti furono tantissimi. Sì, alcuni anche casalinghi portando anche a Spigno Vecchio, questa è la testimonianza che purtroppo in vita non mi ha voluto far registrare, poi adesso ce l'ha 94 anni, è andato nel mondo dei giusti. Però mi disse questo fatto, che avevano messo questo ospedale da campo apposta dagli americani a Spigno Vecchio, quindi che ci arrivi subito da sopra Esperia, perché sapevano che è quello che doveva accadere con questa gente. C'è da dire pure un'altra cosa, che qui da noi non successero episodi così eclatanti perché la quinta armata americana li teneva sotto controllo. Quelli che sono successi, infatti, alcuni sono stati puniti con la pena capitale se da stare. Ma c'è anche un'altra cosa da dire, che furono molti anche gli ufficiali francesi che si sollazzarono. Vabbè, sì, ma i francesi... Diamo colpa dei magrebini. Si hanno sempre odiati. Vabbè, nel 99 fecero la stessa cosa quando invasero il nostro regno e stuprarono dovunque passavano. A Venafale gli anziani raccontavano che qualche signora ormai è passata a mille vite si concesse per mangiare... Vabbè, quella la disperazione, della... E ci sta Napoli... Quella era consensuale, brava, eh. Era fatto. Era diventata Saigon Napoli, quindi di che parliamo? Va bene. Piano piano. C'è due linee, vedete? La linea di montagna davanti che era la Bernard, la linea Gustav dalle Menarde, io continua però, sono per la zona Menarde, a scendere giù, e passa alle spalle, il Cassino sta qua dietro e se ne va giù verso la costa di là. Questo è proprio il passaggio fisico delle due linee, sostanzialmente. E si percepisce ancora di più l'importanza di questo posto come punto di collegamento e di visuale per controllare tutto il territorio, tutto il fronte tedesco. Quindi è ancora meglio, si percepisce la natura geologica di questa zona, vedete queste colline con queste valli in mezzo. Mi farebbe piacere mostrarvi un paio di bunker tedeschi con la relativa postazione vicino, però sono nascosti in mezzo a queste vallotte con l'erba alta, un po' scomodo. Comunque, immaginate dover conquistare un posto del genere, significa che tu magari conquisti questa punta e poi invece su un'altra punta e sta un'altra cosa uguale. Quindi era un continuo trovare il modo di conquistare l'una e l'altra, soprattutto quella punta, come vedete, faccio sempre di quella, o questa dove stiamo noi, è sotto tiro da quella. Quindi era tutto un sistema interconnesso. E poter muoversi qui in mezzo lo si doveva fare con le doti particolari che avevano appunto le forze speciali, che sapevano muoversi di notte, in silenzio, senza farsi notare, e quindi l'avanzata accadde. Dove stiamo andando a mangiare, accadde un episodio anche particolare che poi racconteremo, e mi aiuterà anche un po' l'amico Alessandro, perché voi dovete capire che quando l'assalto alla missione, quale fu la missione finale? Qual era? Conquistare questa zona, conquistare tutta la cresta fino all'Aquilone, vedete la cresta che va di là, dove stanno le pale, e contemporaneamente un altro gruppo, sempre delle forze speciali, stava cercando di conquistare Valle Vecchia e Monte Vischiadaro, che sono alle spalle di quella zona, per far sì che praticamente questo fianco che si apre verso Cervaro fosse sicuro. Quando partì l'assalto, questa zona fu conquistata. La parte centrale non si riuscì a conquistarla immediatamente, e lo stesso accadde per Colle Vischiadaro, perché Colle Vischiadaro e questa zona centrale avevano un forte rinforzo di unità tedesche dalla valle dietro, la valle che si collega con Prato Lungo. E qua dietro c'è questo posto, si scende, Valle dell'Inferno, si scende e c'è una serie di collinette che si collegano con la via principale di rifornimento tedesca, che è chiamata Valle dell'Inferno o Prato Lungo. Lascialo suonare. Praticamente quella zona là era fornita più di uomini, questa zona qua fu assaltata in maniera più efficace e si conquistò. Si fece un secondo assalto,
riuscì a conquistare la parte centrale, ma la parte centrale dovette essere mantenuta perché arrivavano i contrattacchi da Colle Vischiataro. E mo che arriviamo alla sosta pranzo, prima di pranzare vi racconto cosa accadde proprio in quest'ultimo momento di conquista della montagna, perché accadde due episodi particolari, la morte di due ufficiali, perché poi le forze speciali avevano un'altra caratteristica, che i loro ufficiali non abbandonavano mai i loro uomini. Se non erano corpi speciali. Lo stesso comandante, il colonnello Frederick, fu ferito in combattimento più volte, stava sempre in primissima linea, ma stava sempre dietro le spalle dei suoi uomini. Sulla difesa morirono un capitano e un colonnello durante il primo assalto per dare forza e spinta ai loro uomini. Quindi anche qui ci fu la morte di due capitani proprio perché stavano a fianco ai loro uomini. Poi lo racconteremo che raggiungiamo il posto pranzo. Bene? Va bene, Alessà? Aspetta, dico, ancora non siamo pronti, come mai ha pigliato il ferro. Ah, quindi ci sta. Valle dell'Iria, Valle del Gari, che vanno praticamente direttamente verso Roma. Monte Cassino, perché Monte Cassino fu distrutta? Perché appunto è visibile da tutti i campi di battaglia della zona. E questa cosa qua fece credere alle truppe alleate che fosse il punto nevralgico deciso dai tedeschi. E dice che ci stavano là dentro. Ed è quello che vogliono far credere. I motivi sono ben altri. Nonostante ci fossero state una serie di anche di atti pubblici evidenti che dimostravano che i tedeschi non erano dentro Monte Cassino, uno fa tutti l'invito a pranzo di Natale del 43 da parte dell'abate al comandante Kesselring che stava a Quinzona e disse: rifiuto, disse non posso venire se non diamo una scusa agli alleati di dire che noi tedeschi stavamo qua dentro. Quando Monte Cassino fu bombardata? Fu bombardata per la decisione dell'ufficiale neozelandese Freiberg, giusto? Freiberg che diceva no, ma quella Monte Cassino per forza ci deve stare qualcosa dentro. Cacciarono la scusa che una vedetta vide un riflesso sopra a bordo di Monte Cassino che dice che era il binomio di un lanciatore. Claudio Saltarelli. Tutte sciocchezze. In realtà era un povero monachello, perché poi c'erano pure civili dentro a Monte Cassino, che andava a pigliare l'acqua al pozzo, fece riflesso sto maledetto secchio di metallo. Questa cosa innescò col capitano, quello inglese che si alzava al bombardiere con scritto sopra 666. Ha detto. Non lo sai questo. Quando Monte Cassino fu distrutta divenne questo non lo sai. Caposaldo tedesco. Perché caposaldo, perché alla fine la volta distrutta. Voglio fare anche un'altra precisazione, facciamo passare i rifornimenti. Che sono i nostri rifornimenti. E allora devono passare. Grandissimi questi bravi ragazzi. Un'altra cosa interessante da dire, perché la guerra, paradossalmente a quello che si vede, la guerra ha delle regole. Andate un po' più avanti. Attenzione. Buongiorno. Ma forse devi mettere il numero. La regola che fu data era quella di evitare di utilizzare gli edifici storici e sacri come territorio, come appunto cosa di guerra. E i tedeschi questa regola la rispettarono fin quanto poterono. Gli americani invece non hanno mai rispettato. E i francesi pure. La partita da Pestum, dove loro sbarcarono a Salerno, nell'area archeologica di Pestum, gli americani misero il deposito munizioni, perché sapevano che i tedeschi non avrebbero bombardato. Monte Cassino è un altro esempio di questa cosa, i tedeschi non ci andarono dentro e invece gli americani dicono stanno là a bombardiamo. E poi diventò, giustamente i tedeschi avete distrutto Monte Cassino, ci facciamo il caposaldo, ci facciamo. Quindi ecco, tornando a noi, guardate qua ancora come si vede più questo discorso di collinette che si ergono con le valli in mezzo, immaginate che inferno strategico era, cioè muoversi strategicamente su una cosa come questa. Io adesso ci arriviamo, mi dispiace che mi sto facendo allungare un po', però voglio far vedere questa perché è particolare, i tedeschi qua sopra realizzarono un sistema di difesa fatto di postazioni visivamente interconnesse. Rispetto a Monte San Mucro, Monte Corno, Monte Santa Croce, Monte La Defensa, dove c'è la linea di postazioni, qui non c'è una linea, c'è una sorta di diffusione delle postazioni su tutto il territorio. Alcune sono poco evidenti, altre sono più evidenti, ma andremo a vedere una. E queste poste, questo ecosistema qua fu proprio un problema strategico, perché la strategia è in base alle esperienze. Quindi la strategia d'assalto era quella verso la linea di difesa,
questa non era la linea di difesa, una rete. Questa è una rete di difesa, bravo, per me è giusto una rete. Ogni collina era un nodo di questa rete, quindi quando una collina veniva in qualche modo assaltata, le altre nodi della rete difendevano quella collina. Ed era complicato muoversi senza farsi vedere, guardate qua. Cioè tu esci da una cresta e c'è un'altra che ti aspetta. Tecnicamente è complicato. Torna di nuovo in forza il fatto che le forze speciali furono quelle mandate qui perché avevano una capacità tattica diversa rispetto alla fanteria normale. Prima di andare a mangiare, magari vi racconto la situazione, prima di raccontarvi anche l'episodio che è accaduto dove andiamo a mangiare, vi racconto la situazione che è stata creata qua. Come vi dicevo, nel secondo assalto le truppe erano ferme, erano riuscite a conquistare la prima parte dove eravamo prima. Altre truppe nel secondo assalto riuscirono a conquistare questa zona. Il colle Viscataro fu momentaneamente messo da parte come obiettivo e fu posizionata sul fronte la 34esima divisione, che anche con i Nisei, quei giapponesi che parlavamo prima, furono messi proprio qua sotto a Valle Vecchia. Qui dietro questa pineta c'è un posto che si chiama Valle Vecchia, per evitare che i tedeschi potessero in qualche modo infiltrarsi da là e venire di qua. Mentre stavano qua, che avevano gustato il secondo assalto, i tedeschi cominciarono i contrattacchi, perché come vi dicevo, alle spalle di questa cresta c'è tutta la parte dei rifornimenti, lì c'è proprio la parte principale. I tedeschi avevano le loro retrovie, i loro rifornimenti, lì si collega facilmente con Cervaro, si collega facilmente con Valle Rotonda, con Portella, con Cassino naturalmente. C'era proprio la linea preferenziale di rifornimenti lì dietro, quindi il grosso delle truppe veniva da là. E cominceranno tre contrattacchi. Durante questi contrattacchi questo settore era tenuto dal capitano Radcliffe di uno dei reggimenti di una delle compagnie del terzo reggimento. Quando avvennero questi contrattacchi, morirono due ufficiali, un altro capitano e un colonnello. Però ve lo racconterò mentre stiamo là, perché il capitano morì proprio dove andiamo a mangiare, morì in quella zona là. E vi racconterò cosa accadde. Ma ti commenti là adesso? Lo dico adesso? Sì, prima del vino. Allora, che cosa accadde? Il capitano Radcliffe era qua, in particolare su questo fianco qui della paleolica, c'è tutta una serie di postazioni. Il capitano Radcliffe era riuscito a trincerarsi in questa zona, controllava la cresta verso Monte Viscataro, notò che i tedeschi stavano venendo con il contrattacco, chiamò prima di tutto il capitano Perry, che era un suo amico, era stato pure in addestramento insieme. Chiamò il capitano Perry, che stava con la sua compagnia sulla parte dove eravamo noi, e dice: guarda, corri qua che stanno per contrattaccare. Il capitano Perry, purtroppo, perché comunque il territorio ha questa conformazione particolare, si confuse e invece di venire qui andò dove andiamo a mangiare. Arrivato lì si trovò veramente in mezzo al fuoco nemico. Aveva il fianco scoperto da questo lato, i suoi stavano avanzando con lui, e le salve di mortaio che stavano preparando il contrattacco lo colpirono in pieno e fu ucciso il capitano Perry quando stavano lì. Dopodiché il contrattacco cominciò, fu respinto il primo contrattacco, arrivò sul fronte anche l'altro comandante, Pierce. Quando arrivò il comandante, videro altre forze che stavano organizzandosi per contrattaccare. Radcliffe di nuovo chiamò, dice: a me mi serve aiuto. Dice: qua stiamo per subire l'onda d'urto del contrattacco. Pierce andò di persona, in prima linea, quando vi dicevo il fatto che questi ufficiali non abbandonavano i soldati, nella tenda di Radcliffe per vedere con i suoi occhi quello che stava succedendo. Da lì, con il telefono da campo, chiamò tutti quanti a raccolta lungo la cresta per resistere a questo contrattacco. Questa decisione, per fortuna, fu premiante, il contrattacco, anche il secondo contrattacco, e poi anche il terzo verrà respinto per lo stesso motivo. Però purtroppo Pierce, che era stato anche testimone di nozze dello stesso Radcliffe, fu colpito anche lui da una bomba di mortaio quando uscì dalla tenda, dalla postazione di Radcliffe. Uscì fuori, una bomba di mortaio gli cadde a fianco, e gli staccò una gamba e gli maciullò l'altra. Morirà dissanguato mentre lo portavano giù. E lo stesso Radcliffe raccontò, perché Radcliffe è sopravvissuto alla guerra, raccontò, proprio perché erano amici, che Pierce quasi disse: guarda, è meglio che muoio e non che rimango storpiato, perché lui era pure uno sportivo, quindi era consapevole che ormai i suoi tempi erano finiti. Questo per mostrarvi appunto fisicamente come
quegli ufficiali non abbandonavano mai i loro uomini, c'è un colonnello, capitani che sono in prima linea proprio dove cadono le bombe, era raro vederlo nella fanteria. Invece in quelle truppe là era una cosa... I corpi speciali è normale. Sì, sì, infatti, però i corpi speciali, ecco, tu dici è normale, ma è diventato normale. È diventato normale perché le prime forze speciali sono state loro. Loro si chiamano First Special Service Force. Tutte le forze speciali moderne sono figlie di questa unità. E dalla loro storia, dalla loro eredità morale, nascono anche questi atteggiamenti. Il fatto di non abbandonare mai, di essere sempre in prima linea. Loro si muovono si muovevano in piccoli gruppi, cioè qua parliamo, se la fanteria assalta con 100 uomini, loro facevano con 25. La tecnica guerriglia, no? Esatto, applicavano delle tecniche diverse di combattere. Qui ci sono testimonianze di come le forze speciali, per risparmiare munizioni, anche perché era difficile rifornire proprio per il territorio impervio, utilizzavano le armi nemiche. Ci sono proprio le testimonianze, anche la foto del giapponese che sta là sotto, che è una foto ricordo, sta con l'MG tedesca, perché proprio per risparmiare utilizzavano un sistema di strategia diverso, anche l'utilizzo di armi nemiche al quale loro erano addestrati, come pure il fatto, ripeto, di muoversi furtivamente di notte nelle condizioni, diciamo, tali da non farsi né vedere né sentire. E loro erano abili a muoversi nell'ombra. A Monte Samugro, eccolo là, questo là dietro, magari quando andiamo più avanti a vedere il bunker tedesco si vede pure il posto dove hanno combattuto a Natale, c'è la testimonianza di un altro veterano di come una sentinella fu sgozzata senza che nessuno accorgesse di nulla. Tommy Prince, che vi raccontavo prima, quello salendo qua ha fatto fuori 3 mini di mitragliatrice in una postazione di mortaio soltanto col coltello. Era gente che aveva una preparazione diversa. Però pure loro giustamente venivano colpiti, non è che erano immortali, anzi, è l'unità che statisticamente, numericamente, ha perso più uomini in combattimento. Oltre il 60% degli uomini tra soldati e ufficiali è stato ucciso in combattimento. Infatti venivano rimpiazzati, a Roma arriveranno meno della metà degli originali, sono tutti rimpiazzi. Invece qui erano tutti quanti quelli proprio addestrati fin dall'inizio a fare questo. Statisticamente è l'unità che ha subito più morti all'interno della loro fila. Bene? Una sta qua. Dove? Quella lì? Dov'è? Quello qua, cerchio di pietra là. Ah. Quel bunker. Vedo c'è l'erba. Sì, ho visto. E c'aveva due pesastazioni pedatrici, una qua e una sull'altra punta, a proteggere lui e a proteggere il fianco. Lo stesso probabilmente stava qua, poi hanno scavato le paleoliche. Penso che un danno su questa cena ha voglia. Ed è tutto fatto così, tutte queste collinette hanno tutto questo sistema. Bunker, postazioni di mitragliatrici o di fanterie. Tutte quante collegate tra di loro. Muoversi in un dedalo di queste cose non è facile. Perché voi immaginate, sbucate da qua, vi trovate quello che vi aspetta all'altra parte. Sbucate da là, vi trovate quello che vi aspetta di qua all'altra. Cioè, non è facile conquistare. Neanche c'hai gli uomini a disposizione per conquistare tutto contemporaneamente. Sei troppo esposto al fuoco. Le cose succedono, è vero che tu ci provi, ma le cose... E questa è anche la ragione per cui il primo assalto in questa zona fallì. Perché da dove siamo venuti noi, ha avuto successo l'assalto e si sono attestati alla prima paleolica. Perché è quasi come se fosse un'unica cresta. Macchine in arrivo. Quasi come se fosse un'unica cresta. Quindi praticamente da là... Dicevo, il primo assalto ebbe successo perché da dove siamo venuti noi è quasi una cresta continua, quindi è stato potuto fare l'assalto tradizionale. Venendo da qua invece, tu c'hai queste parallele che si susseguono, l'assalto fallì perché la risposta tedesca fu tale da impedire l'avanzata. Il secondo assalto invece ebbe successo perché c'era il fianco coperto da là e poi dovettero andare più in profondità, io non ho anche capito la situazione, e poi dovettero andare più in profondità. Poi dopo il secondo assalto conquistarono la cresta, intanto si stava provando a conquistare Monte Piscataro, che è questa cresta spoglia che vediamo qua, e Valle Vecchia, perché l'obiettivo principale di questa montagna era anche conquistare Valle Vecchia, che c'è il sentiero che porta a Cervaro. Il primo assalto al Monte Piscataro fallisce, per lo
stesso motivo per cui ha fallito questo qua. Quando fu conquistata la cresta, dopo i contrattacchi, si scese verso Vischiataro, pensando di andare a combattere, invece i tedeschi si erano ritirati. I tedeschi avevano abbandonato l'area e erano andati a Cervara. Vedete quel casotto di pietra che sta là in fondo, là? Lì la foto, la trovate pure sul nostro sito, la trovate. La foto del giapponese che in combattimento sta proprio fatta su quel casotto. Lui sta sdraiato su quel casotto che punta la metà Beatrice verso la montagna, ma è una foto, ricordo, non è una foto in combattimento. Però è fatta proprio su quel tetto di quel casotto là. Un trocchio, quello è trocchio. Quanto trocchio, scusa? Ieri ci sono stato, andò. Due volte alla settimana ci vado. L'amore tuo, lo so. No, ci sono abito sotto, manca allenare, capito? No, quello è Monte Trocchio, infatti. È bellissimo Monte Trocchio. Avete visto la postazione là, chi non l'ha vista, sì? Quello lì. Sì, vado là, duro e torno a casa. E come vedete qui alla navetta c'è un altro punto di vista. E c'è un altro qua dove sta il cartello, questa specie di cartello. Queste sono due postazioni di mitragliatrice, di un soldato per controllare il fianco e proteggere. Quando abbiamo fatto lì la chiesetta, siamo andati dietro, siamo andati sopra e siamo discesi. Per Capocroce. Siamo ritornati al punto di partenza. Per Capocroce. Per Capocroce, ma certo. Ci vuole scendere. La parte più dura è quella iniziale. E poi siamo andati alla gruppa delle capre. Tutto questo a gennaio 44 e spesso di notte, perché loro erano abituati a combattere di notte. Per loro era meglio combattere di notte. Vabbè. Con la neve. Con i miei genitori che non erano stati sfollati, quindi la guerra l'hanno vista dalla parte del paese. Dalla prima con gli americani e i francesi. Sì, si arrivando al palacamo di Pozzino. Quello ci provava, ma non serviva a niente. Sì, perché i tedeschi poi avevano, cioè, questi bunker, mo li vediamo così, ma potete immaginare che erano comunque, cioè, alti un metro e mezzo di pietre, spessi un metro, coperti da legno e pietre, quindi a voi lettera canale, o lo becchi proprio che lo becchi, ci fai centro, ma se no. Non c'erano forze tedesche, c'era qualcosa che teneva a bada, come ben dici siamo, perché c'erano. A livello di numeri, vabbè, quelle poi c'ho sempre una buona visione, perché poi i tedeschi erano bravi anche in questo. Riuscivano un po' a camuffare la loro posizione, quindi la gente del paese, la famosa leggenda del tedesco solitario sulla montagna che è tenuta, quello no. A livello di numeri si parla di un rapporto di 1 a 12, quello sì. Cioè per ogni tedesco 12 alleati. Ma non è poco, eh? No, non è poco. È tanto, 1 a 12 è tanto. Sicuramente è tanto. Però c'è il vantaggio del territorio. Ma 1 a 12 è tanto. Ma quello che la cosa è quella che hai detto tu prima, inesperti che non conoscevano il territorio. La storia nostra è la conoscenza del territorio. Ma detto, infatti, guarda, infatti. La prima cosa che hai detto, guarda, è una cosa. Ma quando la civiltà aiuta il nemico a passare subito nelle armi. Sì, ma la civiltà abbiamo qualche caduto. Però perché aiutò gli americani ad avanzare? Cioè, l'impatto, perché lei giù a Cassino, il miglio pazzo che chiamano da fino per arrivare a Cassino, perché lui, un gruppo di texani erano andati a fare gli allenamenti, cioè le prove nel deserto. Ma quando sono arrivati qua si sono trovati uno scenario diverso. Sono impantanati, quelli sono. Qual è il miglio maledetto? Il miglio pazzo è dal Biglio di Cervaro fino a Monte Trocchio, sì. No? È un chilometro e mezzo, viene chiamato il miglio pazzo perché come gli alleati, e soprattutto gli alleati, ma gli americani che uscivano, la divisione Texas, sì, che poi per 25 anni li hanno esonerati dal combattimento, e perché sono rimasti lì, un'intera generazione texana, perché erano impreparati, non conoscevano il territorio. Non conoscevano proprio, non lo conoscevano nel senso diciamo tecnico, proprio di come porsi in quel tipo di territorio. Esatto. Perché? Sono rimasti lì. Ma Trocchio è sempre stato strategico in tutte le guerre, sì, della, sì, notte, sì, dei tempi. Una villa in mezzo alla Maria Rua. E questi perché tedeschi? Prima l'aveva detto delle cose precise, perché erano dei battaglioni da montagna. Sì, ma poi sapevano fare la guerra. Erano già veterani, molti erano veterani. Ma sapevano fare la guerra perché c'erano. Ma sapevano fare la guerra gli americani, no? Neanche erano nati. Guarda che il rapporto 1 a 12 è una botta. Sì, 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 sì. Però hanno tutto testa, che cioè, 1 a 12, ma quanti mesi sono rimasti qua? Da 4 novembre, tu considera 4 novembre Venafro. E qua stiamo al 14-16 gennaio. E a Cervara ci arriviamo il 22 gennaio. Successo subito. 3 mesi. 2 gennaio, 4 novembre. 3 mesi. Quasi 3 mesi. Cioè, per fare da là a qua. Poi, vabbè, avevano delle postazioni oltre a queste,
Quello di fronte a noi è Monte Cairo. Sì, ma sarà un altro osservatorio importante. C'è, esatto, c'è un osservatorio lì che avevano sotto. Guarda, avevano la valle del Liri sotto controllo. Sotto controllo, ci sono. Ma quello vedete, guarda qua che fa. Se basta là sta il Garigliano, basta il mare. Vabbè, c'è una linea scura di cespugli, quello è un muro di cinta sannita, una fortezza sannita. Su quella collina i tedeschi piazzarono mortai pesanti da 8 cm da 120 da 12 cm. Quando fu conquistato Monte San Mugro, dalla 36esima, fu conquistato anche San Pietro Infine successivamente, i tedeschi da là continuavano a dare guai con i mortai. Provarono a mandare la fanteria, ma siccome stavano in contropendenza e sul fianco di là è pure là molto ripido, la fanteria non ci riuscì. Allora progettavano di mandare forze speciali che erano appena state a combattere sopra la defensa. La defensa è combattuta dal 3 all'8 dicembre del 43. Allora si organizzarono a Cempagna salirono San Mugro il 22 dicembre del 43 e il 22 si piazzarono in quella sella, vedete che c'è una specie di gradino sotto la punta di San Mugro, data così, vedete? Si piazzarono là. L'assalto doveva essere per il 23, però siccome c'era un difetto di comunicazione, Frederick sapeva che le comunicazioni erano importanti, disse no, fin quando si stava questa cosa di comunicazioni non mando i miei uomini a saltare la linea. Allora si ritardò di un giorno. Il 24 di notte, 24 con la vigilia di Natale, scesero giù e cominciarono a percorrere la cresta nel lato nascosto e assaltarono la collina bassa all'alba del 25 dicembre 43. All'alba perché? Perché il sole sorge là dietro a est. E quindi praticamente la montagna faceva ombra alla loro avanzata. Erano coperti dal sole. Esatto. Guardi il sole, non vedi che c'è. E lì successe pure l'episodio che vi dicevo di questa sentinella sgozzata praticamente da uno di loro, poverella, senza manco che se ne accorse. Perché poi c'è da dire una cosa, adesso parliamo in termini di nemici e alleati, no? Sono tutti ragazzi di 20 anni mandati a morire per colpa di qualcuno che ha le idee di strapotere, quello è il discorso. Però la cosa più triste è pensare che il giorno di Natale del 43 la gente moriva, mentre a casa magari pregavano per loro. Li aspettavano, si creava una lettera. Succede un'altra cosa, è quella Alessandro lo sa, è testimone. Alessandro con me ha condiviso molto riguardo la Special Service Force. Il fratello di un caduto di quella montagna lì, il caduto si chiamava Clay Bailey, il fratello si chiamava Jim Bailey, morto a gennaio di quest'anno, era un artista. Quando arrivò la notizia della morte del fratello, morto il giorno di Natale, fu uno shock per tutti quanti, e lui come fratello minore subì ancora di più questa sensazione di perdita, di shock. Non ha mai metabolizzato veramente la perdita del fratello. Quando divenne un artista fece un'opera d'arte che disegna il fantasma del fratello sul campo di battaglia. Ci mostrò questo dipinto quando, dove era Elena? Mostrò questo dipinto, sapeva che ne veniamo da qua, dice sai mio fratello è morto là, io ho fatto questa cosa. E lui disse vabbè, ma Jim tu sei stato in Italia, hai visto il campo di battaglia? E lui mi disse no, in realtà io non sono mai stato in Italia, perché? E gli disse perché lui ha disegnato il campo di battaglia in maniera stilizzata, ma ha disegnato il campo di battaglia così come realmente si presenta. E io lo dissi, e lui mi rispose no, quella è stata l'ispirazione che mi ha dato mio fratello. Cioè prende il collegamento morale, non lo so, come si dice, paranormale con il fratello caduto e ha portato a disegnare... Collegamento col trascendente. Esatto, trascendentale col fratello, e ha portato a disegnare in maniera stilizzata il campo di battaglia nonostante lui non l'avesse mai visto. Quel dipinto ora è esposto nel nostro museo perché ce lo donò. Giustamente lui si sentì colpito anche lui da questa cosa e disse, diventammo amici. E disse no, disse questo lo devi portare a Venato per essere un'opera che ricorda mio fratello. Se lo verrete a vedere, da qua non si percepisce bene, ma da lì è fatta quando si è sul punto di assalto del primo dell'ondata d'assalto, si vede proprio una sella e una collinetta che sale dolce così, quella fatta ai denti. È una cosa impressionante. E questa mi ha colpito molto e ripeto, è tra le cose che affascinano di questo mondo, che alla fine scopri anche queste cose particolari che accadono. Dobbiamo andare? Sì, andiamo a mangiare. Ah. Che bella la casa!
sicuro me ne venga a dire, ma salino tutto. Ma vedi una cosa. Thank you.